Ciao signori, benvenuti a un nuovo video, io sono Emilio, lui no, io no. E oggi non siamo in un nuovo vlog e vi vogliamo parlare di una cosa che ha comprato sempre io. Che ha comprato sempre lui. Io non compro mai niente. Perché lui non vuole spendere i soldi. Allora, come avete visto già dal titolo, oggi parleremo del drone della Xiaomi. Giusto? Ok. Xiaomi. Dopo, intanto stiamo andando su al lago Calamone che si trova in Trentino, Lombardia. In Lombardia si trova vicino Cutro, giù di là. Ok? Poi chilometro più, chilometro meno. Faremo delle riprese e ovviamente avremo modo di parlare del drone, quindi qua insieme all'esperto. È da parecchi mesi che dovevo fare questo video, ma poi. Sì, esatto, ma poi per ragioni che lui non ha mai tempo. Oh, ti do una testata! Non l'abbiamo fatto. Funziona così, in Italia funziona così. Bella raga, adesso vi facciamo vedere. Questo qua è il drone, raga. No, è un frisbee questo. È un boomerang. Perfetto, raga. Allora, spieghiamo un po' di cosa parliamo oggi. Parliamo del drone della Xiaomi. Xiaomi Mi Drone 4K. 4 cazzi, quindi vuol dire che allora, la telecamera è in 4K, quindi potete fare video in 4 cazzi. La camera è stabilizzata, il suo gimbal elettronico / meccanico. Sia elettronico che meccanico. Esatto. Registra 4K 30 frame. C'è il sole che ti sta ammazzando, eh? No, dici. Ok. Niente, cioè, non è tipo quelli della DJI che sono richiudibili e diventano grossi come praticamente sto bagaglio qua. Rimane intero questo. 4 eliche. E niente, lo accendiamo adesso. Che cazzo volete che vi dica? Allora, infiliamo nel culo la batteria. Ah, una cosa, raga, qualità prezzo. Già, parliamo subito già del qualità prezzo prima di cominciare a farvi vedere il drone. Il prezzo sto drone costa, io l'ho pagato 350 euro ma in offerta su Gearbest, che è lo store ufficiale, si trova sui 400-450 adesso. Ve lo lascio il link sotto in descrizione, raga. Sì, vi devo mandare il link, quindi. Esatto. Allora, nella confezione trovate il drone con una batteria, un radiocomando che adesso vi facciamo vedere. Ovviamente questo. Un 4 eliche con altre 4 di ricambio e vabbè, la telecamera stabilizzata con il gimbal. È una batteria, raga. Sì. Una cosa, se riuscite prendete un'altra batteria perché l'autonomia è all'incirca di una mezz'orata di volo, ma poi dipende da come la usi, da quanto la usi. Esattamente. Più o meno, comunque per essere un drone è già tanto. No, ma sì, assolutamente. Però se volete fare comunque qualche ripresa e se mai andate in qualche posto, tipo noi che siamo qua al lago Calamone, ci sono i tossici, e, prendete una batteria di riserva. 75 euro. Raga, non prendete più la batteria di riserva, compratevi solo il drone, costa più del drone. Perfetto. Chiaramente in confezione non c'è una micro SD. Esatto, quindi vi serve anche una micro SD, ma comando è abbastanza semplice. È già montato quando arriva, al massimo saranno le antenne da avvitare. Questa è la parte dove va agganciato lo smartphone. Queste sono le due levette di comando, accensione e spegnimento. Questo pulsante fa la partenza automatica, praticamente si alza in volo da solo. Questo qui invece è il torna a casa Alessi, io lo chiamo. Torna a casa Alessi, perfetto. Praticamente quando perde il segnale video che non sapete più dov'è, se switchate così lui torna nell'ultima posizione dove è tornato, perché questo drone ha anche il GPS. Esattamente, e quindi come avete capito qui ci va il telefono che adesso vi faremo vedere e ovviamente sul telefono potete vedere quello che vede la telecamera del drone. E quindi fare i vostri video, fare le foto, eccetera. Telefono come si collega? Che qui viene il bello, raga, perché qui viene il bello, perché sì, alcuni droni possono avere questo piccolo difetto che adesso vi parliamo. È il radiocomando, non è il drone. Sì, esatto. Normalmente si collega tramite cavo USB. Questa è la porta di ricarica micro USB, questa è la porta USB per collegarsi al telefono. L'applicazione del drone si chiama Mi Drone. Ha bisogno, per funzionare tramite cavo, che venga abilitato il tethering USB, solo quello. Perfetto. E se non volete utilizzare la cosa perché vi sta sul cazzo il cavo, c'è una chiavettina USB che crea una rete wifi a cui voi col telefono poi vi andate a collegare. Il problema qual è? Che l'altro giorno di punto in bianco non mi fa più collegare il telefono al
radiocomando tramite USB, tramite cavo. Non so il motivo, ho letto anche online altre 2-3 persone è successo, nessuno sa spiegarsi perché. Totalmente a caso, quindi raga, se quindi avete l'unico modo adesso che ho è sta cazzo. Esatto, se avete quindi un drone della Xiaomi e vi succede una cosa del genere, tranquilli perché è capitato anche a altre persone, purtroppo è un problema che hanno, spero risolveranno con qualche aggiornamento. E basta. Pensavo fosse l'aggiornamento. E invece no, sei rimasto inculato. Ma... ah, Pito Brufolo, cosa c'hai in testa? No, te spogliati, cazzo. Cioè, cosa sei tolto? La maglia. Togliti i pantaloni, fatti una nuotatina, no? Ok, raga, adesso vi faremo vedere come si fa a buttare via 350 euro dritto nell'acqua. Bravo. Faremo il primo avvio. Allora, prima cosa. Vabbè, attaccate la chiavetta se avete la chiavetta. Col cavo non ve lo posso far vedere. Perché, comunque, pensate, fate okay, finta che ci sia un cavo. Una volta vedete lo stato della batteria, che si vede solo così. Sì, c'è un po' di sole, raga. Due volte, tenendo premuto, parte il drone. Luce rossa qui significa che il radiocomando non si è ancora collegato al drone, perché ovviamente... Non so se riuscite a vederlo, raga. Probabilmente no. Vabbè, comunque, luce rossa su questo vuol dire che il radiocomando non si è ancora collegato al drone. Luce rossa su questo vuol dire invece che il drone non è pronto a partire. Poi. Ok. Una volta acceso questo, accendete il drone, stessa cosa. Che si trova una volta sul culo. Sulla batteria, tenere premuto per la seconda volta. Ok. E dopodiché, aprite l'app okay. Mi Drone. Aprite l'app Miei Coglioni. Qua vi viene scritto, please connect Mi Drone, andate su Next, USB o Wi-Fi. Wi-Fi connected, ok. Si accenderà in automatico il wifi, si connetterà la rete è una password che viene indicata all'interno dell'app, se si collega. Se si collega, esatto. Lui controlla la connessione, non so se vedrete, mi dispiace se non vedete. Ma perché c'è il sole, siamo raga. Siamo completamente contro luce, ammammata. Esatto, proprio a vostra madre che ve la becchiamo in scivolata e ve la sdraiamo. Allora, questa è la vista con il GPS, qua in basso ci sono... la potenza del GPS, okay. Quanto prende bene, quanto prende male. In alto vi dice se potete partire o meno. Da con questo passate alla vista video direttamente dal drone. Quando ci viene scritto GPS ok, could take off, che vuol dire potete partire, voi ruotate le levette studio verso il centro e parte. Primo avvio. Quello lì è proprio un tonno. Ok, okay. E quindi vi lascio al video del drone. Come faccio a passarlo direttamente al drone? Gliela lancio? Gliela lancio? Lancio!
Perfetto, direi. Non è molto pari, raga, però va bene. Questo volo quanto è durato all'incirca? Quarto d'ora, 20 minuti, la batteria è al... 43%. Mm-hmm. Fai 10 minuti, un quarto d'ora. Sì. Esatto. Ovviamente poi se andate più forte o andate più in alto, così consumo molto più batteria e quindi questo è il risultato. Esempio, esattamente. Come avevamo già detto prima, lo ripetiamo, prezzo, siamo sui 300, 400. 400 euro. Bene, perfetto. 400 euro se lo volete, il sito lo trovate in descrizione. Qui sotto. In descrizione. Stai calmo. Come sapete, raga, questo è un video che parliamo dei nostri pareri personali, quindi non è una recensione. Come ti è sembrato in questi 4 mesi di utilizzo? Per quello che costa, secondo me ne vale la pena. L'equivalente della DJI costa 1000 euro. Ovviamente è più piccolo, è ripiegabile, più stabilizzato, fai video leggermente meglio. Quanto piccolo? Quanto piccolo? Ma diventa grosso come un telefono più o meno. Okay. Che è quello che usa Human Safari, praticamente, quindi esatto. 400 euro. Qualità prezzo, raga, direi che Xiaomi ha vinto tutto. Quindi, come al solito, la fa lui la chiusura. Quindi, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, mi piace, vai. Quindi, troppo veloce, lasciatemi. Ok. Quindi, come al solito, vi invito. Come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un mi piace. Tu. Come al solito mi ricorda di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un mi piace. Dopo vari tentativi la facciamo tutti insieme, venite a gruppo. Quindi, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un mi piace. Iscrivetevi anche alla pagina Facebook, Instagram, tutti i link dove? Sotto in descrizione. E noi signori, ci si vede alla prossima. Ciao. Ciao. Madre.